Volevi Giovanni? Sì. Vuole essere presa dalla telecamera o no? Dalla televisione? No, voglio essere ripreso. No, televisione. Bene. No. Niente telecamere. Niente. Come si chiama lei? Bonica Giovanni. Sì. Dove è nato? Dove risiede? Il comune di Reggiallo 1930. La data? 22 di giugno. Risiede? Dove risiede? San Casciano Val di Pesa, via Colle d'Agno, la 14. Lecca un po', per favore. Alza voce. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumono con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Cioè, si deve dire tutta la verità, va bene? Sì, io dico la verità, di che so. Bravo. E già qualcosa se dice che sa. Che lavoro fa? Io fui muratore. Fa il muratore. Lo facevo, ora ho smesso con pensione. Da quant'è che abita a San Casciano? A San Casciano, sì. Nel 64 ci tornai. Nel 64. Senta, io voglio farle una domanda soltanto, o meglio due, ma sullo stesso argomento. Sì. Lei Lotti Giancarlo lo conosce? Lo conoscevo da avevo 8 anni, perché stavo al Bargino, lì ai crocifissi anch'io, lui gli stava alla fornace. Poi io non l'ho più rivisto. Tornava a San Quirino e poi tornava a San Casciano. Senta, lei circa la personalità dell'Otti o del fatto che è che qualcuno dice che è omosessuale e lui ha fatto alcune dichiarazioni in proposito, cosa sa direttamente o indirettamente? Io queste cose non le so. Se sa qualcosa, l'ha saputa da qualcuno? No, guardi, io non so nulla di non sa nulla. Allora io glielo contesto subito, si fa prima. Lei, signor Bonecchi Giovanni, il 4 gennaio del 97, oltre a un sacco di cose che io non ritengo utili a questo processo e non le chiedo, le viene chiesto se conosce Lotti e lei dice sì, risponde affermativamente. Mi sono state fatte domande, ho riferito di conoscerlo sin dagli anni 50 perché abitavamo vicini in località Bargino. Sì. E qui lei lo conferma. Poi le viene fatta un'altra domanda. Lei dice Lotti era piccolo mentre io avevo circa 20 anni. 20 anni, sì. Le viene chiesto se ha conoscenza di altre notizie riguardanti Lotti e lei dice rispondo affermativamente. So perché ne ho sentito parlare in paese e io le chiedo da chi, che Lotti era un finocchio, nel senso che andava con gli uomini per pigliarlo in culo e non permetterlo. Questa voce l'ho sentita tanto tempo fa nel paese San Casciano dai primi anni 80 in poi. L'ha dette lei queste cose o no? No, io il finocchio non mi ho potuto vedere e non mi sono mai piaciuto. Che io non so se gli era finocchio o no. Queste dichiarazioni alla polizia le ha fatte lei o no? Sì, gli dissi io finocchio gli posso vedere, sicché io non lo so se gli era finocchio. Allora, le dichiarazioni che sono verbalizzate in questo giorno, che è esattamente il 4 gennaio 97, alla polizia, le ha fatte lei? Sì. Bene, non ho altre domande, chiedo l'utilizzazione del verbale. Bene. Altre domande? Che sapeva della... Nessun altro? Può andare, grazie. Signor Bonecchi, può andare.